Aiuti per il caro energia e una revisione delle basi d'asta e dei prezzi dei servizi è quanto chiedono le cooperative al nuovo governo. Lo hanno fatto a Firenze con un presidio con oltre 200 fischietti rossi, proprio come i conti. Secondo le previsioni, il bilancio del 2022 comporterà extra costi superiori a 190 milioni di euro, una cifra insostenibile, aggravata da un aumento delle spese, ad esempio nel settore del welfare, che raggiunge un picco del più 651%. Gestire gli appalti già concordati con questi rincari mette a rischio la vita stessa delle cooperative. Oggi le cooperative di servizio, non solo della Toscana, protestano perché stanno gestendo appalti assegnati tempo fa con valori e prezzi che oggi non sono più sostenibili, perché la crescita dell'inflazione, l'aumento dei prezzi dell'energia ci rendono impossibile gestire gli appalti così come li abbiamo definiti. Soltanto in Toscana ci sono 550 cooperative sociali per i servizi con oltre 22.000 occupati. Numeri e difficoltà che sono stati portati sul tavolo del prefetto Valerio Valenti. C'è bisogno di uscire da una logica di appalti che sono chiamati a offerta economicamente vantaggiosa, ma di fatto molte volte sono appalti al massimo ribasso, e entrare in una logica in cui si valorizza il lavoro e quindi un aumento dei valori negli appalti, che si riconosca il valore per riuscire a dare più soldi ai soci, perché poi i soci, i lavoratori, sono quelli che vanno a fare la spesa e pagano le bollette.